buonasera a tutti quanti e benvenuti al Neapolis Show. Questo è uno show fatto di cuore, polmoni, un guazzabuglio di emozioni, ma seguiteci e andiamo insieme ai nostri scugnizzi un pochettino in giro per vie di Napoli e andiamo a scoprire un po' che segreti si celano. Ma prima di fare questo volevo, come si conviene, portare un dono dalla città di Napoli in questa meravigliosa regione che ci ospita. Un secondo solo che lo vado a prendere. Capito? E voilà! S'il vous plaît. Monnezza Doc. Prodotto originale. Ma andiamo a vedere che cosa ci sia dentro. Controlliamo, aspettate un attimo. Vediamo un po'. La plastica. Sta nel contenitore della plastica. La carta. Sta nel contenitore della carta. Aspettiamo, vediamo un po' che altro c'è. Che altro c'è? E il vetro sta nel contenitore del vetro. E pensare che hanno mandato scienziati da tutto il mondo per dire, udite udite, che la plastica va nella plastica, che il vetro va nel vetro e che la carta va nella carta. E ci servivano gli scienziati, eh? Ma vediamo un pochettino che cos'altro succede in questo sacco delle meraviglie. Rimettiamo in panta a posto il vetro, la plastica, la carta. Ah, ma c'è tutta la busta. Ma è vuota. Ah, ho capito che cos'è. Forse l'avete capito anche voi. È la busta paga. Eh sì, belli miei, questa sì che è vuota. E a questo punto, signori miei cari, vi lascio agli scugnizzi che vi faranno fare un giro per i vicoli di Napoli. E a questo punto, zitta zitta, a umma umma, me ne vado. E benvenuti a tutti al Neapolis Show. Grazie!
pulisci di là, mai una persona che mi desse una mano, ma il mio marito, figuriamoci, non sia mai, mi sta riducendo uno straccio, io non mi riconosco più, io non ce la faccio più. Scorza! Sì, sono io, sì signore! E suo marito è in casa? No, mio marito non c'è. Ah, aspetta, quindi lei è la signora Dorotea Noce? Maria della Scorza? No, ah, Dorotea Noce! Ma senza scorza! Ah, l'hanno sbucciata, signor! Non ci direi! Ma si impari a comodare! E allora, che cosa dobbiamo fare? Guardi signori, lei non mi fa proprio niente. E allora cosa siete venuto a fare? Ah, in verità giorni fa incontrai vostro marito, amico mio carissimo e compagno di scuola ai tempi. Come stai? Disse lui, mi trovo ammogliato da circa 2 anni. Era 15 anni che non lo vedevo perché sono stato in America. E la società petroliera per la quale lavoro mi ha trasferito nella sede di Napoli. Quindi eccomi qua, alloggio in un albergo, però gli dissi sto cercando una camera in famiglia. Bene, adesso lui, ti posso dare una mano, ti posso ospitare a casa mia. Non me l'amo pure a prezzo, ed eccomi qua. Adesso Arturo viene e ve la vedete con lui. Allora aspetterò suo marito e gli farò pure complimenti per il gusto che ha avuto sposandomi. Ma voi dite così, ma mi vedete così? Ma voi che ne sapete, io prima ero un fiore, sa? Pensate che stamattina mi sto riducendo uno straccio, stamattina mio marito mi ha sparato una davota. Come l'ha sparato? Vostro marito l'ha sparato? E chi l'ha preso? La rivoltella e mi ha sparato. Oh, chissà quale santo mi protegge che ancora non mi ha preso. Ma quindi vostro marito stamattina mi ha sparato? E che solo stamattina che non mi spara tutti i giorni. Il primo colpo di rivoltella me lo tiro al primo giorno di matrimonio, subito dopo il secondo piatto. Ah, vedetta la frutta, ma nemmeno mi ferisco. Dove poi facciamo pace, quindi alla fine finì. Il secondo colpo di rivoltella me lo tirò il giorno del mio onomastico. Ah, ve l'hai detto dolce. Il terzo colpo di rivoltella di prima mattina. Ah, ve l'hai detto caffè. Che ne volete sapere? Ah, quindi fatemi capire una cosa, da quanto tempo vi spara vostro marito? Dal primo giorno di matrimonio, 2 anni. E quindi vostro marito vi spara la voce? E spara la voce? E spara tre volte? Un bersaglio così non lo voglio mai. No, non mi è ancora mai colto, ma chissà un giorno di questi, che ne puoi sapere. Eccolo, è lui, speriamo che sia di buon umore. Scusasi, non mi sono fatto da me in casa. No, è che ti ho scusato, ma piuttosto, Arturo, dove sei andato? E dove sono andato? Sono andato a comprare certi colpi di rivoltella che mi erano finiti. Ma signor, ma vostro marito ha comprato i colpi di rivoltella? Piuttosto, da te, ha fatto vedere in camera sua. Loro te, hai fatto vedere in camera sua. Tengo tutta la casa in coppa e spalle, la sera mi carico a letto che le gambe non me le sento più. Ma andamela! Signora, ma stavo calma, che è modo di rispondere a suo marito, mamma? Ma perché? Io non fatico! Fatica! Chi l'arriva fresco da lavoro e si mette a cumannà? Ma certo, non fatico io, fisco sto! Ma va, non mi fa saltare i tempi, eh? Non ci facciamo riconoscere! Come se li attacca presto i nervi, signori, non siamo nervosetti? Signora, la prego, non risponda a suo marito, che poi si nervosisce. Piuttosto, Michele, hai preso il caffè? No, veramente
facci due caffè. Dorotea, facci due caffè. Certo, ordinato, signore, non campate ritardo, stronghi all'altro per il marchese, il caffè, me lo andate a prendere al bar. Dorotea, facci due caffè, tu mi conosci? E certo che ti conosco, non fai niente la notte, figurati il giorno. Dorotea, facci due caffè. Signore, stiamo qua, stiamo qua. Io il caffè non me li faccio. Sì. No. Sì. Invece sì!
uccide me. E una volta, un po' per gioco, un po' perché mi fece saltare i niemi, mi trova una pistola scarciagata in tasca e resta in colpo e blu. Michè, da quel momento di cambiamento, le moglie cambiò, da così a così. Ah, da così a così? No, da così a così. Ah, da così a così? No, da così a così. C'è da così. No, Michè, Michè, è cagnata mia moglie. E da quel momento capì che pensare per quelli in casa e ieri sanno a sparare. Ah, ho capito, ma lei ha salve. E certo che ha salve. La giacchetta. Oh, grazie, voglio bello. Guarda, guarda, non si vede più nulla. Oh, bravo, bravo. Artù! Artù! Ma io devo andare! Perché tengo un appuntamento, devo proprio scappare! Ma dove vai? Scappare! Ma dove vai? Non ci vediamo da 15 anni! Bella scena, no? Dai, andiamo! Amiche, deve essere caricata bene, se no se ne accorge, poi prima che la batti. Allora, io esco, ti ho detto, dove è? Ti ho detto che non esci! Io esco! Ti ho detto di no! Non insiste, vai a piano! Una cosa importante. E che cosa, Arturo? Dorotea! Ehi! Arturo, ma gli hai sparato proprio adesso, non stava facendo niente? Mo no, ma quando torno stanotte a casa, sono stanco e voglio dormire.
Per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fare chi sta rinanzi, ognuno ha da tenere chi suo pensiero. Ogni anno, puntualmente, questo giorno di questa triste mesta ricorrenza, anch'io ci vado, e con dei fiori adorno il loculo marmorio di Vicenza. Quest'anno mi è accaduta un'avventura, dopo che avevo compiuto il Cristo Magico, ma Roma si ci pensa che paura, ma poi facente l'anima e coraggio. Il fatto è questo, statelo a sentire. Si avvicinava allora alla chiusura e io, tono tono, stavo per uscire, buttando l'occhio a qualche secondo. Qui c'è il nobile marchese, signore di Rovigo di Belluno, ardimentoso eroe di Milanese, morto l'11 maggio del 31. Lo stemma con corona a coppa tutto, sotto una croce fatta in lampadina, tre mazze rose, valise lutto, cannelle, cannellotti e sei lumine. Proprio azzeccata tomba a suo signore, c'è stata la tomba picceriella, abbandonata senza manco un fiore, e persino solamente la crocella. E in coppa croce, appena si leggeva, Esposito Gennaro, né turbina. Guardandolo che pena mi faceva, sto morto senza manco un lumino. Questa è la vita in capo a me, pensai, chi ha avuto tutto e chi non aveva niente. Sto povero Marona si aspettava che pure il lato mondo era pezzente. Mentre fantasticavo il suo pensiero, si era fatta quasi mezzanotte e io rimasi chiuso, prigioniero, morte e paura, innanzi ai candelotti. Tutto un tratto che dica lontano, due ombre avvicinarsi e parte mia. Pensare, sto fatto, a me mi pare strano. Sto angasciato, dormo. Ah, che fantasia! È un marchese, con la caramella con il copastrano. A prese insieme, brutto mese, tutto fedente con una scopa in mano. E chi lo certamente è Don Gennaro, o morto poverello, scopatore. E da suo fatto io non ce ne dico chiaro. Sono morto e se ne tirano a che storia. Potevano stare a me, quasi in un palmo, quando il marchese si fermò di botto. Stavolta, e tomo tomo, calmo calmo, disse a Don Gennaro. Giovanotto, da voi vale sapere, dire carogna, con qual ardire e come avete osato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me, che sono blasonato. La cassa è cassa e va, sì, rispettata, ma voi perdeste il senso della misura. La vostra salma andava sì in mata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa duomo qui, che cerchiate un posto tra i vostri padri, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, e non può fare questo torto, mia moglie può fare questa fesseria, io che potevo fare se ero morto? Se fossi vivo io mi farei contento, pigliassi la casciolella che hai quattro ossa e proprio mo, o per da sto momento, venite da sissidita nella fossa. E cosa aspetti, o tu per l'ha creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato titolato, avrei già dato piglia alla violenza. E fammi vedere, piglia sta violenza. Apri la barca e mi sono scucciato e ti sentito. E si perde la pazienza, mi scordo pure che sono morto e sono ammazzato. Ma che ti credi di essere un dio? Tu vai capire che c'è intra, siamo tutti uguali. Morti su tu e morti su
paragonarti anche a me che i natali, illustrissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali. Tu, che a Natale Pasqua e Epifania, ma tu a mettere in capo, in da cervella, che sto ammalato ancora di fantasia. A morte, lo sai chi è? È una leverna, un re, un magistrato, un grand'uomo. La sede da sto cancello ha fatto punto, ha perso la vita e pure un nome. Tu non ti hai fatto ancora che sto conto? Perciò, stamma a sentire un paura estivo, supportami vicino che sto morto. Ste pagliacciate mi fanno solo i vivi. No, siamo sei, apparteniamo a morte. Comunque quelle due ci stanno aspettando veramente nel Mercedes. Mercedes, comunque te l'ho detto, non è possibile. Uomo di poca fede, quelle due ci stanno aspettando veramente lì sotto, fidati. Cretino, non è possibile perché mia moglie vuole andare a teatro. A tua moglie vuole farla andare, no? Cretino vuole che ci vada pure io.
Vabbè, allora questo è un problema, però vuol dire che mi sacrificherò io con tutti e due nel Mercedes, nel Mercedes, nel Merton e vabbè in da macchina. Bel sacrificio, comunque no, ci voglio andare anche io, ma dobbiamo trovare un escamotage. Aiutami a trovare un escamotage, dai. Escamotage? Ma dove lo cerchi per terra? Ah, è un uccello! Cretino, l'escamotage è una scusa! Ah, no. Allora parli italiano e dici scusa, scusa! Che t'ho fatto? Dati cenere, che t'ho fatto? Comunque ho trovato, ti diamo una lettera anonima. Quelle due ci stanno aspettando nel Mercedes e tu scrivi una lettera anonima. Ma poi chi è questa anonima? Anonima, anonima, la lettera anonima è una lettera che non si firma. E allora cosa la scrivi a fare? Ci scriverò che mia moglie mi tradisce. Oh, poverino, mi dispiace. Cretina, è uno scherzo, è uno scherzo. Sì, dicono tutti così, però stai attento quando entri in campo. Ma chi sa mai? Quando entri in campo. Fidati, chiediti, prendi carta penna e scrivi. Dai, 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 che ciò ciò. Prendi carta e penna, a casa tua la devo prendere io? E io ce l'ho, ce l'hai tu. Meno male che ce l'ho io, se no col cavolo che lo fai più su. Me ne sono dimenticato, si è vabbè, dimenticato. Vai, vai. Vai, schi! Allora. Innanzitutto, la data. Quando? Oggi. Ha corruto fresco! Oggi poi ci sento di tutti. Oggi 12/6/2012. Cornuto, fresco e preciso. E dico la data sul foglio. Ma oh, che schifo, ecco che mi dicio. Schifo. Perché è piccolo e ci entra nel foglio a 4. Iniziamo. Amico mio caro. Amico mio caro. No, 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 è meglio caro amico mio. Caro amico mio? No, sì, anche questo è bello. No, 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 è meglio amico caro. Sì, ma il mio lo metto davanti o dietro? Il mio lo so io dove te lo devi mettere, ma se ti sono da me. Cretino, cretino, continua a scrivere. Ti informo. Hai fatto? Fidati! Perché? Ho trovato ignominiosamente! Ignominiosamente! Ignominio! Ma lo sai scrivere?
Cosa ti sei mangiato lo Ziccarelli ieri sera? Lasciamolo così, ti detto io, lo scrivi. Hai detto? Io mi io no! Io mi io no! No, no! Sì! Io mi io no! Ma che cosa dici? Stavo pensando a tua moglie! Non pensare, scrivi! Devi solo scrivere! Quattro, ma cosa faceva le orciate tua moglie? Ma che quattro? Uno solo! Ah, uno solo ma quattro volte! Ma non ci serve, ma non ci serve a tua moglie, fai tappeto così, sei sicuro? Innanzitutto è a botte piccolo, c'è il vino buono. Ma non è tanto. Perché? Perché tu me l'hai mandato e questo è anche più scemo, più scemo. Sapevo che era scemo, questo è scemo, scemo. Mi ha fatto diventare scema anche a me! Facciamo così! Allora, scusa! No, no, mi sono offeso! Scusa! No, mi sono offeso! Scusa! No, no, mi sono offeso, quando mi offendo io mi offendo! Ma che dici scusa sul foglio? Sulla lettera! Ah, una scusa letteraria allora! E già, e poi che facevo? Chiedevo scusa a te! E io che ne so! Allora, questo! Scusa se non mi firmo, ma preferisco mantenere l'anonimato! Scusa se non mi firmo, ma mantengo tenere l'ano! Beota a me non l'ha mai detto nessuno! Però comunque adesso mi informo! E se quello che penso io mi arrabbio e potrei non rispondere alle mie azioni! Basta! Devete arrabbiare! Se è quello che penso io mi arrabbio! Hai capito? Hai finito? Sì! Continuiamo! Firmato! Un amico. Firmato Antonio. Ma che cosa c'entri tu? Deve essere un amico generico. Ma perché io non sono tuo amico? Ma certo, ma un amico. Firmato un amico di un amico Antonio. Un amico. Firmato un amico Antonio. Un amico. Firmato un amico di un amico di un amico. Un amico che non conosci. Ah, firmato Salvatore. E chi è? E chi lo conosce? Ma che basta, dai. Va bene, ma da metà lo sopportavo, adesso basta, non ce ne può dire. Continuiamo. Allora, adesso dobbiamo trovare un posto, scusa, prendi questa lettera e mettitela in un posto. Mettitela tu in un posto. Cretino, stai in un posto sicuro. Allora vediamo, la metto qui, qua, la metto qui. Va bene, tanto qui non te la prenderà nessuno. Questo è vero. Così, allora, dobbiamo dare una parola chiave. Aiutami a trovare una chiave. Però ti metti sempre tutto, sei peggio di Danizio. Allora, dove l'hai messa già? Ho trovato, cretino, alza.
arrivati. Faccia così, mia moglie entrerà, tu esci. Mia moglie entrerà, mi porterà il caffè, prenderò il caffè e dirò: oh, come buono questo caffè. Tu entri con la lettera e dirai: c'è una lettera anonima per te, hai capito? Insomma, arrivi a mia moglie, porta il caffè, apro un po' questo caffè e ti dico: la lettera c'è una lettera anonima per te, hai capito? Sì. Sì. Ecco, mia moglie, esci, esci, esci. Sì, sì, lo sono sicuro. La data, conduto questo e preciso, amico caro, no, no, no. A caro amico mio, no, 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 no. Il mio dove lo metto? Tipo un pezzo, metto a voi che concedi, perché ha cambiato macchina, mi tradisci. E tu mi tradisci? Io? No! Sì! Tu perché rompessi la tavola di Nunziata? Tu donna insegna! Tu donna insegni? Ma la maestra! Tu donna penifera con pupina! Tu donna frigorifera con una pupina! E io che ti credevo con te che la madre dei cracchi! Io che ti credevo per Nacchia, madre di cricchi e crocchi! E invece non sei neanche messa lina! Sei peggio di Micciolina! Micciolina! Altro dirti non posso, perché un dono della struzza! Altro dirti non posso, perché sei una struzza! Mi tradisci! Ma no! Sì! No! Sì! No! Sì! Va bene, ma è successo solo una volta! Oh, ma tu davvero mi tradisci? Sì! Sì! E con chi? Con lui!
mondina sta a soffrire, quanto sta manca c'è un fondo in bocca, sta cercando e ci impara. Partetta la forma, letta la ca. Fui una festa e fa fuori balcone, non sa che bandiera va tutta città. Ma Saniella portai in un babà, ma regina voleva mangiare. Fui a così con l'acqua e la farina, un bello guaglione facette cantare. Poco dai la bandiera e colore, pensai in un momento, ricette maestà. Mo ci mette due pomarulelle, custa mozzarella e una fronna resta. Poi un forno volette appiccià, due minuti e va faccia assaggià. Che la pizza mandai a Parigina, Mircio Margherita la vetta chiamma. Napoli, tu raccontano a Napoli, facce pure le vite, tu legge la storia e sta bella città. Tu raccontano a Napoli, facce pure le vite, tu legge la storia e sta bella città. Gennaio a Pozzuoli cresceva, parlava che gente soltanto Gesù, ma c'è stava chi non ci credeva, in un giorno di settembre voletta affronta, controllavano niente può fa, ma sapeva che Dio stava là, e a così imparavi se salietta, e ove suio che male sapette fermare. C'era un principe senza casato che aveva cambiato la sua identità, diventato un attore importante per tutta sta gente, era il grande Totò. E contento morì in povertà, aiutato andò gente a campa. Chi non principe e chi non muore, ma quanta allegria già saputo buttare. Una notte ero in barca sorriente in un mare elegante vestito di blu, sotto un cielo pezzato di stelle, da un vecchio terrazzo qualcuno cantò, una voce cantava per me, non vedevo nessuno perché era il canto del grande Caruso che il mare l'aveva tenuto per sé. Così te matti sta sola, roi parole s'ha visto menta. Sta canzone che è scritta sorriente, oramai tutto mondo da sapa canta. La balla, o racconta la